Buongiorno a tutti quanti, sono felicissimo di poter presentare finalmente e cominciare, possiamo dire, il preordine delle ciotole del gruppo. Quindi, vediamo questa colorazione, quindi nera con questa marmorizzazione, ok, tutto intorno. E dentro verniciatura ruvida. Ci sarà la versione viola metallizzata, che non ce l'ho qui da farvi vedere perché era stato fatto solo una prova, un modello piccolo, però se contattate Cristian Panfili, sotto lascio nella descrizione comunque sia del video YouTube che anche questo video lo posterò sul gruppo Facebook, vi metterò tutti i contatti, voi mandate un WhatsApp sul numero, se volete vedere anche l'altro colore o via dicendo, sul Facebook metterò anche le foto dell'altra ciotolina per far vedere il colore e la potete preordinare, dopo vi spiego. Questa è la versione marmorizzata, ok? Eccola qua. Questo sarà l'interno che ho deciso di tenere come finale, quindi sempre ruvido, sarà tutta completamente bella liscia, qua c'è qualche piccolo brufolino che si vede ma non ci sarà, è stata fatta un'altra prova ancora, ma il definitivo è questa che è perfettamente lucida sotto, adesso questa qua sono 2 mesi che la uso, ma non ha la verniciatura ancora perfetta e tutto, c'è qualche piccola traccia di sapone, ma perché non mi sono messo lì a pulirla alla perfezione, anche perché essendo ruvida tiene veramente molto. Quindi potete sia montare il sapone e sia avere una ruvidità veramente importante. Allora, questa all'esterno molto lucido, come vedete, questo proprio per far sembrare un po' quasi pietra, marmo, ha un aspetto un po' più ruvidino, ok? Però veramente molto molto piacevole, con queste venature quasi oro, veramente fantastico. Allora, il peso siamo intorno ai 250-300 grammi, dipende un po' dalle verniciature che mi ha messo e via dicendo, quindi 250-300 grammi. La dimensione del foro è di 14 cm, quindi sembra enorme ma in realtà è una misura comodissima. Per quale motivo abbiamo scelto questa misura? Perché se voi, come vedete non è una roba enorme, se voi andate a montare, riuscite a fare bene tutto il giro, adesso andiamo a provare, senza andare a sbattere in continuazione nei lati, anche con questa svasatura. Quindi voi riuscite a montare perfettamente qualsiasi cosa, senza andare a sbattere troppo nei lati, sì, colpettino male ce lo date se andate un po' larghi, però riuscite a stare in centro, a montare bene il sapone senza problemi. La presa, anche se la ciotolina è un po' capiente, però questa presa qua vi permette, chi ha le mani grosse, chi ha le mani più piccole la prende così e non scappa neanche se volete. Se uno ha le dita e le mani più grosse, si sposta verso le dita, ok, di qua, e comunque la presa è sempre sicurissima, cioè da qua non vi può cadere anche se tenete solo il dito, ok? È stato fatto apposta per avere una presa praticamente incredibile, non vi può partire dalle mani, ok? È una presa veramente fantastica ed essendo leggera, ok? Da fuori sembra una cosa meravigliosa, fatta veramente quasi in ceramica, insomma. Fidatevi che dal vivo, anch'io non pensavo, anche quella nera è 10 volte più bella. Quando la prendete in mano è leggerissima e maneggevole, la potete tenere in mano quanto volete. Quindi la potete usare sia per metterci l'acqua calda e lasciarci dentro il pennello in ammollo, sia per farvi il vostro montaggio completo o metterci un campioncino qui, ok, e fare il prelievo. E adesso andremo a fare un montaggio nella ciotolina. Così vi faccio vedere come lavora. Anche
anche il sapone, come vedete, appena voi ve lo appoggiate, essendo molto ruvido sotto, non vi fa quell'effetto che il sapone praticamente si stacca e vi scappa in giro per la ciotolina, come mi è successo a me con tante ciotole in ceramica. Questa qua, avendo questa ruvidità, che proprio sentite ruvido, un ruvido giusto, insomma, ecco, non vi fa scappare il sapone. Allora, qualche specifica. Il materiale, quindi la ciotola viene stampata in 3D, ok? Il materiale si chiama Shogun ed è un materiale plastico che resiste alle alte temperature, ok? Quindi è resistente fino a 90 gradi. Siccome c'è questa verniciatura, noi vogliamo stare tranquilli, quindi mettiamo il limite a 60-70 gradi, quindi fino a 60-70 gradi potete stare tranquilli. Dopo magari tiene anche di più, per carità, però 60-70 gradi, che è quello che più che basta, potete stare tranquilli. Ecco, non buttateci l'acqua del bollitore, comunque un materiale plastico. È certificato biodegradabile, dopo logico c'è la verniciatura sopra, c'è questo, c'è quello, quindi è una cosa relativa, però è un materiale comunque di alta qualità che ha anche un certo costo. E come viene fatto? Allora, praticamente viene stampata, tra l'altro ci vuole 36-38 ore ogni ciotola, quindi immaginatevi voi per il stampaggio, per crearla. Dopodiché viene carteggiata, viene ricotta, ok? Viene mandata da chi la vernicia, che la ricarteggia un'altra volta, lì dal fondo, fino a quando riesce a rendere tutta la verniciatura omogenea. Dopodiché viene proprio verniciata con la stessa vernice che vengono verniciate, ad esempio, le macchine, le auto, i caschi, loro fanno anche i serbatoi delle Harley Davidson. Tutto a mano, cioè questa scritta qua non è uno stencil e ci spruzzano sopra, questa qua è fatta a mano, una ad una, quindi voi avete ciotole con le scritte aerografate a mano, con vernici di altissima qualità, perché vi ho detto sono 2-3 mesi che continuo a usarla ed è come nuova. Lascio due scelte: o la tenete così con la scritta passione rasatura, o altrimenti la potete scegliere così. Per il momento non senza scritta, perché mi sembra il minimo portare un segno del nostro gruppo. Se volete anche questa sottolineatura, diciamo, artistica, potete scegliere con o senza questa sottolineatura in tutte e tre le colorazioni. Quindi adesso andiamo a fare un montaggio, così vi faccio vedere. Tra l'altro, giusto per far vedere come monta in maniera incredibile, usiamo tasso silver tip e il sapone è il mio primo talco, quindi abbastanza anche rognoso, no? Rognoso, un po' tecnico. Questa ruvidità che ha, cioè proprio la sentite quando voi girate il pennello non scappa, senti proprio che tira, ed è una cosa fantastica, nemmeno il legno arriva a dare questa tenuta qua. E dopo, se voi volete continuare il montaggio, lo continuate fino a quando vi pare. Vedete? Potete aggiungere sempre un po' di acqua alla volta. È bello perché sotto create il montaggio e vedete ai lati si crea tutta
se a uno piace montare così, tutto quanto il montaggio che vi serve dopo durante la rasatura. Se volete farne ancora, mettete un altro po' di acqua e continuate. Se il sapone è buono non avrete problemi a grovare. Sapete che io non sono amante di sti montaggi qua, però ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. Quindi la ciotola è comodissima anche solo per riempire il ciuffo. Come avete visto, appena girate 5-6 volte avete praticamente, adesso qua ho messo proprio neanche un grammo di sapone. Se voi dopo volete solo caricare il ciuffo, avete visto, ce ne mettete un po', appena girate un pochettino, con l'attrito che ha con due gocce d'acqua, il ciuffo si prende subito tutto il sapone senza nessun problema. Bene, allora io vi ho fatto vedere le ciotole su Facebook, Passione Rasatura, vedete anche la foto di quella viola. Se non avete Facebook, sotto in descrizione c'è il numero di telefono, su WhatsApp, lì mandate un messaggio, fatemi vedere le ciotole, il colore, vi farà vedere il colore, quello che serve, e potete preordinare la ciotola. Lascerò tempo dei giorni, ok? Quindi fino a domenica, non questa, quella prossima, lascerò una settimana e 2-3 giorni per fare il preordine. Mano a mano che la gente preordina, lui comincerà già a produrle, ok? Finito il preordine, manderà tutte le ciotole a verniciare, a creare come le avete scelte voi, e dopo, entro massimo un mese, può essere anche meno, i primi che prenotano arriverà prima, vi arriverà a casa la ciotola. Il prezzo, contate ragazzi che dietro c'è un lavoro mostruoso, quindi ci sta, è di 65 euro a ciotola, compresa la spedizione. In questo io non ci guadagno nulla, anche perché anche i verniciatori hanno avuto problemi con il terremoto, quindi hanno dovuto trasferirsi e hanno dovuto rimettere a posto la zona dove lavoravano, hanno avuto delle spese, e quindi a me fa piacere che quel po' di guadagno che hanno per il loro lavoro se lo tengano loro, quindi è una cosa che mi fa più che piacere, e sono contento che sono stati dietro per fare sta cosa fino adesso, quindi mi sembra insomma il minimo, ecco, mi sembra il minimo. Ragazzi, vi saluto, spero di essermi ricordato a dire tutto quanto, non serve che mi insegni adesso come usare una ciotola, però ci tenevo a far vedere che la ciotola lavora in maniera incredibile, cioè la migliore ciotola che ho provato, non perché l'ho fatta io, ma perché ci sono stato dietro dall'inizio, sono arrivato veramente a quello che volevo. All'inizio non l'avrei fatta per quello che ho visto all'inizio, per come è uscita adesso, ragazzi, questo è un capolavoro, punto e basta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sotto in descrizione del video trovate tutto. Su Facebook logicamente lascerò questo video e sopra ci sarà un po' di spiegazione e ci saranno sempre i dati dove andare a preordinare la ciotola, dove metterò anche le 3 foto delle 3 ciotole con le 3 colorazioni. Anche se quella viola sarà un po' diversa, ma solo perché non ho in mano la ciotola finita come questa. Ecco, queste sono solo delle prove che anche per stabilizzare le cose, vedere come uscivano, se duravano e tutto quanto. Dopodiché a voi vi arriverà la definitiva. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.